Oggi si è firmato un protocollo importante per gli utenti della città metropolitana. Certo, noi come medici di famiglia siamo sostanzialmente dei medici pubblici, promuoviamo delle attività di prevenzione di salute collettiva, quindi aumentare la sensibilità dei medici in questa alleanza con le istituzioni significa essere garanti di quelli che sono i principi della Costituzione riguardo all'articolo 32 e quindi sostenibilità, appropriatezza degli interventi e favorire soprattutto degli interventi di prevenzione per contrastare due grandi problemi che abbiamo oggi: l'aumento delle cronicità, l'aumento delle fragilità e quindi le vulnerabilità. Quindi il medico in questo contesto ha un ruolo molto importante e significativo rispetto al contrastare le nuove dipendenze, le nuove difficoltà che affliggono la società di oggi. Quindi un ruolo importante che non diventa soltanto solitario e autoreferenziale del medico, ma che viene così esteso a larga scala anche con le istituzioni, quindi promuovere questa alleanza significa garantire una maggiore tutela per i cittadini. Sul piano pratico, i cittadini adesso che cosa potranno ottenere grazie a questo protocollo? Allora, potranno ottenere innanzitutto delle informazioni fondamentali per aderire a quelle che sono le campagne di prevenzione, le campagne di screening, che tra l'altro ricordo sono delle campagne gratuite. Fondamentalmente soprattutto i grandi tre screening, quello della prevenzione del colorretto, della prevenzione del cancro della cervice uterina, quindi della cappa mammario, sono delle attività che nascono soprattutto nell'intervento di medicina d'iniziativa e sono delle attività che i nostri cittadini devono conoscere, quindi hanno direttamente un vantaggio nel conoscere questo, così come accedere agli screening vaccinali. Il sindaco oggi si firma un protocollo d'intesa con i medici. La città metropolitana a fianco dei medici per la salvaguardia del benessere dei cittadini? Sì, dopo averlo firmato al Comune di Napoli, l'abbiamo voluto fare insieme appunto con la Federazione Italiana di Medicina Generale, i cosiddetti medici di famiglia, quelli che stanno in prima linea anche in città metropolitana, perché indipendentemente dalle competenze la salute è un bene comune, un bene garantito nei primi articoli della Costituzione Repubblicana, articolo 32 ma anche articolo 3 primo comma. Quindi l'uguaglianza dei cittadini. Io ringrazio molto i medici che in questo, prestando fede al giuramento di Ippocrate, anche in momenti difficili prestano le cure a tutti, anche quando ci sono risorse non sempre adeguate. E la città metropolitana di Napoli vuole stare da questo punto di vista in prima linea, incominciando dalle scuole, a cui ci rivolgiamo perché l'attività di prevenzione e di informazione è fondamentale, ai cittadini e agli abitanti tutti, in modo da far crescere la consapevolezza di quanto questo diritto sia primario, che i cittadini devono difendere e devono pretendere dalle istituzioni maggiore attenzione. Noi ci siamo e ci saremo sempre di più per poter garantire un servizio di conoscenza, di divulgazione, di comunicazione, di una infrastruttura sul territorio che consenta alle persone di sentirsi certe volte meno sole su temi fondamentali che riguardano soprattutto la prevenzione ma anche la cura, cioè sapere a chi potersi rivolgere in caso appunto di bisogno.